Ogni uomo dovrebbe danzare per tutta la vita, non essere un ballerino, ma danzare, lo ha detto Rudolf Nureyev. And if I were to be alone, silence would rock my tears, 'cause it's all about love, and I know better, oh how life is just a way. Sto danzando nella stanza come se fossi nella foresta con te. Non ho bisogno di niente, solo della musica. La musica è la ragione per la quale so che il tempo c'è ancora. Sono queste le parole di Elisa che hanno aperto la puntata di Amapola. E in questo epocale e drammatico momento storico la danza e le arti sono vitali. Il loro valore già inestimabile assume un significato ancora più prezioso. L'arte è un potente strumento di riconciliazione collettiva, infatti stimola le emozioni positive e unisce dove la paura e la sete di potere dividono persone e popoli. Quindi la danza, parlando anche in maniera scientifica, attiva le aree frontali del cervello e i neuroni mirror, quelli fondamentali nella comunicazione non verbale e per entrare in empatia con gli altri. E quindi questa sera noi danzeremo sui ricordi per portare un po' di pace a tutti. Dopo la sigla. Guardate questa immagine che è apparsa su tutti i social, la foto più a sinistra del 1941, quella più a destra del 2022. Sono passati poco più di 80 anni, eppure un muro di sacchi di sabbia e cavalli di Frisia tentano di proteggere il teatro dell'opera e del balletto di Odessa dalla guerra. Un'immagine identica della Seconda Guerra Mondiale, un'immagine dei giorni nostri. Eppure il teatro accademico dell'opera e del balletto di Odessa è il più antico teatro dell'Ucraina. Sul suo palcoscenico si sono esibiti veramente i più grandi divi del balletto e la Compagnia di Odessa è riconosciuta anche come una delle più prestigiose istituzioni di balletto classico e vanta un ampio repertorio. Nel corso degli anni il balletto dell'Opera Nazionale di Odessa ha conquistato veramente una reputazione di primo piano. Vogliamo soltanto continuare il nostro lavoro di ballerini. La danza è per la pace, non per la guerra. E questo è il toccante appello della compagnia appunto del balletto classico dell'Ucraina, che allo scoppio del conflitto ucraino-russo si trovava in tournée fuori dal proprio paese e non riesce più a fare ritorno. Ecco, noi invece, lo ammetto per puro caso, abbiamo trovato nei nostri archivi proprio il balletto nazionale di Odessa che era venuto qui, nella nostra città, Pistoia, ad esibirsi. Riguardiamolo insieme. Ma la scorsa estate, l'estate dell'81 a Pistoia, non ha dato ai pistoiesi soltanto sagre o feste paesane o concerti di bande o gruppi folcloristici, ma questa estate possiamo salutarla con arrivederci proprio anche perché in sul finire dell'estate, quando i primi freschi autunnali facevano presagire appunto la fine prossima del caldo, un avvenimento culturale importantissimo ha interessato Pistoia. Gli amanti del balletto hanno potuto godere una serata d'eccezione nel parco
di Pistoia, fra gli alti cedri del Libano, alla festa dell'Unità, il balletto nazionale di Odessa ha offerto uno spettacolo superbo, un complesso di alti e perfetti professionisti che hanno interpretato brani celebri, conosciuti alla portata di molti, di coloro che seguono anche un po' distrattamente il mondo del balletto. Una serata quindi per salutare volentieri l'estate. Però vogliamo anche presentarveli un attimo, vogliamo presentarveli e farveli vedere e farveli salutare, anche se la lingua vi è incomprensibile. Ecco, diamo un po' tempo all'interprete bravissimo di precederci quasi nel discorso, anche se è quasi comprensibile, però l'avete gustato moltissimo, avete visto la perfezione di tecnica e artistica di questo complesso. Dunque sono il balletto, avete visto il balletto di Odessa, un balletto sovietico di Odessa. Quindi sono tutti professionisti naturalmente. Sono professionisti tutti, naturalmente. Ora sono in tournée in Italia, qual è il loro programma di questa tournée? Sono in tournée in Italia, qual è il programma di questa tournée? Nella seconda parte si esegue il secondo atto del balletto di Tchaikovsky, il Lago dei Cigni, mentre la seconda parte è riservata e consacrata a dei brani, insomma, da vari balletti contemporanei classici. Ora il ballerino, il signore... è il danzore? Signor? Sergei Gorbaciov. Sergei Gorbaciov. Sergei, è il primo ballerino di questo balletto, no? E tu, questo balletto voi spannete il glamour. Da. Dunque, conosceva l'Italia prima di venire in questa tournée? Ma prima di venire, Sergei, voi приехали в Италию в этот раз. Вы знали ее раньше, эту страну? Были ли здесь? Нет, впервые. No, è la prima volta che vengo in Italia. Ecco, poi chiediamo il parere. Intanto passiamo all'altro ballerino prima di passare al capogruppo. Io, l'altro ballerino, il signor? Blonsky Sergei. Sergei, anche il signore? Blonsky. Anche lui ballerino, dunque, non che io forse un po' la mia mentalità mi porta a definire il primo, il protagonista, com'è il loro ruolo di ballerini? Normalmente nel nostro teatro io eseguo, diciamo, le parti di protagonisti di vari balletti, invece qua, ecco, in questo balletto che abbiamo portato a voi questa sera... È l'antagonista, mi sembra, in termine... Tragico, classico, l'antagonista. Antagonista stesso. Un termine classico, tragico, no? In termine teatrale, mi sembra. No, dice che esegue la seconda parte dopo la parte di Siegfriedo, cioè il principe. La Chiesa ortodossa russa ha sempre avuto un rapporto privilegiato con il potere politico, sia con Pietro il Grande che nel periodo sovietico il patriarcato di Mosca ha subito restrizioni ufficiali più o meno forti, senza mai però scomparire del tutto. Ha curato le anime, tanto del suddito quanto dei potenti. Basti pensare che durante la Seconda Guerra Mondiale lo stesso Stalin non si era certo dimostrato ostile nei confronti del clero ortodosso, che per i soldati e la popolazione ha rappresentato un fondamentale sostegno spirituale e non. Poi con la fine dell'Unione Sovietica la Russia si è ritrovata a doversi costruire un'identità nuova. Senza i territori dell'ex Repubblica Socialista, Mosca che cosa ha fatto? Si è affidata alla Chiesa ortodossa, custode delle vestigia imperiali. Ma noi vogliamo fare un salto al 1979. Pistoia, l'arcivescovo
metropolita ortodosso di Volokolamsk, venne in visita nella città. Incontrò il sindaco di allora e i delegati della diocesi di Pistoia. Un avvenimento, quello che ai giorni d'oggi possiamo definire impensabile. Per puro caso è apparso dai nostri archivi. Era il 1979, io vi voglio mostrare questo incontro, ve lo voglio mostrare così, come si suol dire, grezzo. Ci sarà un commento, ci sarà l'audio originale e ci saranno le immagini non montate di quel tempo. Guardiamolo insieme. Nella giornata di oggi sono stati ospiti della città di Pistoia due rappresentanti della Chiesa Patriarcale russa, l'arcivescovo Pitirim, arcivescovo di Volokolamsk, e l'archimandrita Ieronim, superiore del monastero di Zagorsk. In mattinata, come vedete dalle immagini, sono stati ricevuti dal sindaco di Pistoia Renzo Bardelli, il professor Renato Risaliti, insieme all'interprete ufficiale, traduceva dal russo. Presente all'incontro anche Don Francesco Livi, delegato della diocesi di Pistoia per l'ecumenismo e il dialogo. Nel pomeriggio, nella chiesa di Santa Chiara in seminario, è stato celebrato un rito ecumenico. L'avvenimento ha assunto un particolare significato. I due rappresentanti della Chiesa Patriarcale russa, con le loro caratteristiche vesti e la loro tradizionale barba, hanno portato nella nostra città il sapore di una terra lontana e di una spiritualità dalle grandi tradizioni. Ma è stato soprattutto un avvenimento che ha creato un legame, o lo ha approfondito, fra Pistoia e la terra russa. Infatti noi come Pistoia ci consideriamo la capitale europea del verde e quindi pensiamo anche noi che la visione verde di Pistoia non abbia uguale in tutta l'Europa e noi pensiamo in tutto il mondo. È una delle nostre particolarità, siamo naturalmente del А мой город Волоколамск, где я епископ, тоже сельскохозяйственный город. La mia città, perché sono vescovo, Volokolamsk, è una città agricola. Он находится в 120 километрах от Москвы. Si trova circa 200 км. И мы поем Москву молоком. E dice, noi alimentiamo Mosca. И поэтому много зелени, много растений, и много животных в нашем городе в Европе. Dice, perciò ci sono molte piante, molti animali vicino alla città, come ritorno della città di Zagorsk, si trova circa 70 km. И мы поставляем в Москву пищу телесную, а он пищу духовную. Dice, noi diamo a Mosca la, diciamo, alimentazione, e diciamo materiale, questo mi dà a Mosca l'alimentazione. L'arcivescovo Pitirim ha chiesto espressamente al sindaco di portare con sé al ritorno in patria alcuni semi delle piante pistoiesi. In terra russa, quindi, una pianta della nostra città crescerà a simbolo di un'amicizia e di una speranza. Qualcosa che appartiene in germe al nostro mondo occidentale si svilupperà in una terra ricca di tradizioni e che ha vissuto e sta vivendo grandissimi travagli storici. Il sindaco di Pistoia ha accolto con entusiasmo la proposta e l'incontro, che poteva limitarsi ad un puro e semplice scambio di doni, ha rivelato il desiderio comune di farne un'occasione per iniziare e rendere feconda un'amicizia. I due patriarchi russi hanno donato al sindaco di Pistoia alcuni testi in inglese e in russo che illustrano alcuni momenti della vita della Chiesa russa e che raccolgono le più belle immagini dei luoghi di culto. Degli incontri più significativi che abbiamo compiuto. Il vicepresidente dell'associazione di amicizia di Ursitan. Dice, io ho portato a voi non solo le preghiere, ma anche i sentimenti di amicizia. Da questo quindi dà l'incontro anche un significato più ampio. Noi crediamo allo sviluppo dell'amicizia tra popoli, queste associazioni sono hanno la possibilità di questa funzione.
Il sindaco ha contraccambiato con alcune pubblicazioni artistiche ed ha invitato gli ospiti a firmare il libro dove sono raccolte le firme delle persone illustri che sono passate da Pistoia. Ecco, vedete, questo è il momento della firma. Nei prossimi giorni trasmetteremo un servizio dedicato alla concelebrazione ecumenica che, ripetiamo, oggi pomeriggio si è svolta nella chiesa di Santa Chiara al seminario vescovile, presieduta da Monsignor Vescovo, dal Vescovo di Pistoia, Monsignor Mario Longodorni. Il sole muore già, questa notte avrà pietà dei nostri giochi confusi, dell'ipocrisia. Il tempo ruba i contorni a una fotografia e il vento spazza via questa nostra irreversibile follia. Chissà se il seme di un sentimento rivedrà la luce del giorno che un'altra vita ci darà. Resta amico accanto a me, veste, parlami di lei se ancora c'è. L'amore muore disciolto in lacrime, ma noi teniamoci forte, lasciamo il mondo ai vizi suoi. Io e te lo stesso pensiero, io e te il tuo, il mio respiro. Amapola, amapola. Lo sguardo androgino che ha fatto delirare generazioni di uomini e donne, il piglio androgino ancora e allo stesso tempo squisitamente femminile, rimane intatto e indifferente con il passare degli anni. Florinda Bolcan è nata in Brasile nel 1941, il suo vero nome è Florinda Soares Bolcao. Ha lavorato con registi straordinari in contesti ed epoche ormai irripetibili. È passata da Lucio Fulci a Vittorio De Sica, da Alberto Sordi a Carlo Verdone. Ma non si è fatta mai stritolare dai meccanismi del divismo, anzi ha deciso sempre di rallentare fino ad assentarsi. Ha girato numerosi film che l'hanno resa famosa, tanto da diventare uno dei più incredibili talenti europei. Nel 1968, metti una sera a cena con Jean-Louis Trintignant, vince il premio Donatello e raggiunge la vera status di star. Nel 69, invece, con un'indagine sul cittadino al di sopra di ogni sospetto, vince addirittura l'Oscar. Ma il suo più grande successo, che l'ha consacrata veramente star e diva del cinema, è naturalmente Anonimo veneziano. Nell'inverno del 1984 recitò insieme a Michele Placido nella commedia, appunto, Metti una sera a cena, con lo stesso regista che avevamo appunto detto prima, Giuseppe Patroni Griffi. La commedia fu veramente un successo incredibile e noi l'abbiamo incontrata proprio nei camerini del Teatro Manzoni qui a Pistoia. Siamo nel camerino di Florinda Bolcan a Pistoia. Domani sera vi sarà l'anteprima nazionale della commedia di Patroni Griffi, Metti una sera a cena, che Florinda Bolcan ha già interpretato cinematograficamente vari anni fa, circa 15 anni fa, no? Ecco, Florinda Bolcan, volevo sapere, esiste secondo lei una differenza nel testo fra la commedia interpretata cinematograficamente e questa teatralmente? La commedia era già stata fatta in teatro e Patroni Griffi ha preso invece la versione, quella più simile alla versione cinematografica, perché quando hanno fatto la prima volta avevano tagliato due o tre scene che invece li rivedremo adesso. Okay.
Senti, giudica ancora ovviamente attuale il tema di quella commedia? Ma io penso che diventerà un classico Metti una sera a cena, perché è una bellissima commedia che può essere fatta adesso, potrebbe essere fatta fra 10-20 anni o 20 anni indietro. È una questione solamente di qualità, e è di ottima qualità. Senta, secondo lei qual è il fascino di questo testo? È una... parla in poche parole della nostalgia che noi sentiamo quando perdiamo i nostri amici. Noi vogliamo vivere anche litigando con i mariti, con gli amanti, con gli amici, e formare di questo mondo un gruppo e salvarsi da tutte le cose esteriori. E trattando di questo argomento, penso che oggi più che mai la gente cerca degli agganci, perché la famiglia è un po'... si è frantumata un po', e credo che sia molto, invece, sia molto attuale questo argomento. Ah, sono amata. Sapete, sono amatissima. Qualcuno si è innamorato a tal punto di me che non vuole più dividermi né con mio marito né con nessun altro. Vuole avermi solamente per sé. È una sensazione che mi toglie il respiro, mi dà le vertigini. È così che si dice. Qualcuno deve averle scritte queste frasi, se io le ho lette tante volte. Ecco, questa è l'esatta sensazione che provo. Che faccio allora, Michele? Ti lascio e vado via con lui? Ecco, il lasso di tempo che passa appunto fra la sua interpretazione cinematografica e questa teatrale sono 15 anni. Ecco, 15 anni contano in un attore sotto il profilo interpretativo, della maturazione o della visione delle cose? Sicuramente, sicuramente. Io credo che ho maturato molto anche come donna, come creatura, come persona. E l'interpretazione di Nina adesso è una interpretazione più matura, più, secondo me, anche più vera. Questo deriva dalla mutazione che è avvenuta in Florinda Borca. Appunto volevo chiederle, in una donna in generale 15 anni che cosa significano? Ma non saprei generalizzare, perché non saprei dire come le altre donne reagiscono al tempo. Io ho reagito con la consapevolezza che il tempo passa e che uno deve imparare non avere dei rimpianti. E credo che il fatto di rifare Metti una sera a cena mi dà una grande felicità. Senta, secondo lei è una commedia di crisi o c'è costruttività in questo testo? Cioè, rappresenta la crisi un po' di un certo momento della nostra vita, oppure c'è uno spunto per costruire un rapporto nuovo? Non credo che, sicuramente è più basata su delle cose che noi abbiamo già provato. Io, Peppino, Patroni Griffi, abbiamo parlato degli amici che noi abbiamo perso. Visconti è uno dei tanti suoi, e una persona che quando ho perso ha avuto un grande shock. E ho avuto anche delle altre amici. E abbiamo parlato di com'era bello anche poter litigare con loro quando eravamo tutti insieme a un tavolo. E credo che questa commedia non c'è un'argomentazione su quello che si può costruire, ma bensì su quello che siamo noi come natura, l'essere umano. La dialettica dell'io. Esatto, di essere così, abbiamo bisogno di qualcuno, a chi aggrapparsi, a chi amare, a chi anche litigare, ma restando sempre come... Tu non puoi lasciare Michele, Nina. Dimmi che stai scherzando, che ci vuoi far paura. Perché non fate qualche cosa allora? Ma non dipende più da me ormai. Tu, che non t'abbassi a spendere una parola, quello grida. Gli si deve o rispondere o tappargli la bocca. Quei tipi lì finiscono per vincere, ne sono sicura. L'amore lo rende così forte che finirò per amarlo. E sarò così infelice. Sarò perduta e terribilmente infelice.
La verità è che nessuno di voi mi ama abbastanza per salvarmi. Secondo lei l'umanità dove sta andando a livello sociale, esistenziale, filosofico? Ora sembra una domanda difficile, ma telegraficamente, secondo lei l'umanità avrà sempre in sé, cioè seguirà sempre il suo incessante cammino con i suoi errori e le sue vittorie, oppure c'è una svolta di pericolosità per l'uomo? E io preferirei pensare a questa sua domanda con molto ottimismo. Vedo tutti i giorni sui giornali delle notizie che non sono per niente felici, ma spero che ci sarà, uno deve sempre avere speranza che non accada subito almeno, che uno possa vivere ancora qualche anno senza l'angoscia di, non lo so, di una che strada. Gli ideali insomma abbiano sopravvento. Non è molto allettante, non è molto felice quello che uno potrebbe visualizzare davanti a sé, ma quella è una questione anche di credere. Io sì. Spero che non sia drammatico. Da bambina si era innamorata dell'immagine di un giovane bello della sua riforma di ufficiale di marina che si chiamava Aldo Moriconi. Valeria, nata a Bruzzetti, nella sua carriera di attrice volle utilizzare il cognome di quell'ufficiale e quando, anni dopo, lo aveva ritrovato per caso sulla sua strada nel 1947, dopo un brevissimo fidanzamento, volle diventare sua moglie nel 1951. Era un'attrice di straordinaria capacità empatica che le permetteva di entrare in perfetta adesione nel personaggio recitato. Uno dei primi ad accorgersi delle sue doti fu il grande Edoardo De Filippo, che nel 1957 la volle nella sua compagnia. Pur continuando a lavorare nel cinema, Valeria avvertì che il suo vero spazio d'attrice non era costituito dal set televisivo o cinematografico, ma proprio del palcoscenico. Ci ha lasciato nel 2005 nella sua Iesi, città nella quale era nata nel 1931. E nel 1990, quando era in scena al Teatro Manzoni di Pistoia, lasciò questo bellissimo ricordo alla nostra Chiara Marini. In genere, quando si raccontano delle storie, più delle volte sono delle storie inventate. Infatti si dice la racconta storie, la racconta balle anche. Qui hanno detto che è una che infatti si inventa delle storie molto belle, delle storie per sopravvivere. Il personaggio di una vecchia signora, barbona, che ha un suo charme, un suo fascino. Una persona che si diverte a inventare le storie, anche perché questo l'aiuta a sopravvivere. È un personaggio pieno di... è sola, ma non è nella solitudine, perché ha la capacità di inventarsi delle storie e queste storie le riempiono la vita. Sappiamo che le storie che racconta molte volte sono bugie nel suo volersi difendere dall'accusa di omicidio che le viene mossa dall'ispettore, eccetera, ma nella vita sua, personalmente, lei che rapporto ha con la verità o con la bugia? È necessario sempre dire la verità? La dice? Sta parlando a me come persona? Sì, a lei come persona. No, io penso che qualche volta la bugia sia salutare. Quando poi, come in questo caso della racconta storia della barbona, le bugie sono un fatto di fantasia, allora non sono più bugie, è una capacità dell'immaginazione di essere sempre viva o perlomeno vivace. Io penso che la possibilità di inventarsi delle storie sia sempre un fatto positivo,
perché vuol dire tante cose, vuol dire che si può rendere la realtà in un certo senso più gradevole. Certo, devono essere delle storie che non danneggino gli altri, ma per me va benissimo, una bugia raccontata con allegria va sempre bene. E rispetto agli altri personaggi che lei ha interpretato durante la sua carriera, questa vecchia è per qualche aspetto assimilabile a qualcuno di loro o è del tutto a sé stante? No, è un altro personaggio completamente diverso da tutti quelli che ha fatto finora, è assolutamente inedito in questo senso. Direi che il merito è soprattutto dell'autore che ha così inventato questi due personaggi, che poi quando io parlo di solitudine in realtà non è soltanto la raccontastorie che è sola, ma anche questo ispettore di polizia costretto a fare un mestiere che non ama, costretto forse a vivere con una moglie che non lo capisce abbastanza, in questa lunga notte di interrogatorio con questa barbona scopre molte cose anche su se stesso. E quindi voglio dire, sono due personaggi abbastanza originali per la scrittura e la drammaturgia italiane. E in una vicenda come questa, allora, anche se è così contorta e complicata, c'è però del quotidiano? Non è affatto contorta, è assolutamente, c'è del quotidiano divertente, c'è la gente che ride, perché c'è da ridere? Perché praticamente una barbona anziana che spiazza e mette in difficoltà un ispettore della polizia, e beh, insomma, la cosa è abbastanza divertente. E come mai lei ha questa predilezione per lavorare con Castri? Sappiamo che è stata diretta da lui anche in altre occasioni, sì. E da che cosa nasce questa collaborazione così affiatata? Dalla profonda stima che ho per Castri, che è, credo oggi il più grande regista italiano. Sì. Ma quando lei ha visto il testo di quest'opera, la sua reazione positiva è stata una cosa immediata, epidermica, oppure le ha dato da pensare un testo del genere? No, io mi sono divertita immediatamente. Sapete che è un testo premiato al Valle Corsi, ha vinto il primo premio nell'88. Tant'è vero che quando telefonai agli altri della giuria, dissi: per me questo è un testo che dovrebbe vincere non solo il primo ma anche il secondo e il terzo premio, perché mi era piaciuto moltissimo, perché l'avevo trovato nuovo, l'avevo trovato originale e ecco, non ho avuto dei ripensamenti. Ho detto, è chiaramente un testo che si deve portare in scena. Poi in un secondo tempo ho detto: ah, perché no, perché non dovrei farlo io. Un'ora fa avevo lei e tra le braccia ancora la vorrei. Un'ora fa l'avevo qui vicino a me e mi ha detto: domani non so se io ci sarò. Che male al cuore se a colpirti è davvero. Quante cose saltano fuori dagli archivi storici di TVL, molte volte per caso, molte volte ricercate, ma fanno parte della nostra vita, fanno parte dei nostri ricordi, come fa parte della nostra trasmissione la sigla finale che state ascoltando in sottofondo, che vi ricorda che fra 7 giorni saremo qua. Altri ricordi, altri personaggi e altra musica. E come sempre, una buona serata a tutti.